Ciao a tutti ragazzi, bentornati dai Gamers Brothers, qui è Trambone e oggi siamo su The Walking Dead episodio 3, grande ritorno ovviamente di questa serie che mi chiedevate in tantissimi e che io stesso non vedevo l'ora di continuare perché assolutamente è una, secondo me, delle serie più belle che io abbia fatto fino ad ora, una serie che mi sta appassionando tanto sia me che voi e quindi niente, siamo pronti a continuarla. Allora, vorrei innanzitutto chiedervi scusa per l'assenza di questo periodo, intanto vediamo Mario e il no nostro Lee che fanno jogging in una città deserta con un cecchino in mano. Comunque, volevo chiedervi scusa per l'assenza frequente di questo periodo, però purtroppo episodio 3 la strada è lunga. Però purtroppo è un periodo un po' insomma così, nel senso che maggio comunque è l'ultimo Sono mese di d'accordissimo. scuola, quindi è il momento di dare il massimo e di forse andare tutto il forse. Sto Intendo dando fare comunque un scuola. po' anche a livello scolastico, Adesso e so, sì, come tutti penso comunque l'ultimo mese. E poi insomma è un periodo dove c'ho un po' di roba da fare, quindi faccio anche un po' fatica a gestire il tutto. Un'altra cosa, Zambo non ci sarà per qualche video perché lui quest'anno ha l'esame, quindi figuriamoci se io stesso faccio un po' fatica a coordinare vita con studio e video in questo mese, figuriamoci lui che sta all'esame proprio 5 volte più occupato di me. Quindi niente, un in Lee, bocca al lupo what are al you grande planning on Zambo, spending speriamo che your ce la faccia, money anzi ce la back farà. at the motel? Fatemi in bocca al lupo anche a voi, anche What are voi you a lui talking per about? l'esame e niente, detto questo, 90? godiamoci il gioco. Secondo me dovremmo andarcene, We beh. should go. Hotels run Effettivamente, its stare course. sempre in It's una not safe. zona, You're damn right it non is. si può stare sempre lì, I'm perché the prima o poi le operative who will provviste oversee the sequel. finiranno, And if Lily dares say le I'm cose staying, da razziare intorno well, that's the finiranno, way it quindi goes. ha ragione Mario, secondo me bisogna partire e cambiare zona, andare verso la costa. Comunque, siamo a quanto pare ad Atlanta, nella città abbandonata. Just like last time. Into the E rig, into the come pharmacy, l'ultima straight to volta, get the oltre il whatever tir dentro la supplies are left. farmacia, l'ultima volta però io non me la ricordo There couldn't be sinceramente, ma much in there. dobbiamo And we're out of scavalcare options. il tir. C'è una Best scala, thing's no? better than nothing. Vai Mario, grande, guardate, rotazione Spider-Man, Spider-Man, Shit. Spider-Mario. Oh! You okay? Questo è Her un problema. mind's come loose. I'm not sure how Aia. many more trips she's got in her. Beh, I'm not sure how l'unica è many more trips provare. we've got in us. Dai lì, dobbiamo Thank you. provare. No problema, Mario. Prova, 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 prova. Prova! Attenzione! Ah, madonna! C'è rimasto! Prova! C'è una scala. Dai, no! Perché? Cioè, Looks like she's vediamo se è dead. allentata. What now? We'll find another C'è, ma. way out. Vabbè. Gotta get a move on. Troviamo un altro modo, non c'è problema. Allora, una jeep. Spingi la jeep. Wow, carrucola? Looks like it still works. Ah, carrucola Mario. Va bene. Piglia la carrucola. Where's my Tira, tipa? beh. Lì, ah, la tipa senza la fila del ciccione. Dai, starà She'll be bene. fine. Ce la farà. You really think so? Yay, Mario, You know, non c'è problema. No, I've been thinking devi things stare aren't going well. tranquillo. Vedrai che andrà tutto bene, Mario. Dai, lì, ce la puoi fare. Oh, signore. Ok. Aggancialo. Perfetto, ora che l'abbiamo agganciato cosa servirà? Boh, non si sa. Comunque, forza. Probabilmente ora dobbiamo spingere la macchina. C'è un barile. Dei vetri rotti. Douglas ripara, Douglas sostituisce. Un pneumatico. Oh, wow, qui possiamo fare un'azione. Wow, abbiamo attivato la carrucola. Che tira la jeep. Sì. Girl's still upset with you for agreeing to take La her mia stuff if you pupa? stay Ah, la behind. gnocca! No, beh, hai frainteso tutto, siamo solo amici, dai. I think she understands. Quantomeno per ora, insomma, poi nel You futuro, might have sai, no non. choice. L'amore è imprevedibile, quindi non si sa mai, però per adesso siamo solo conoscenti. Cicchi cicchi ciacca, magari in futuro. Allora, anche se devo ammettere che non mi dispiacerebbe, però per me anche a lei, secondo me non dispiacerebbe. Ah, no, possiamo salire, giusto? Sali ora! Duck was asking about that guy at Herschel's Farm last Duck, night. Paperino, tuo figlio? Really? That wasn't too Vai, vabbè, unfair. dai, un ragazzo forte. Of course it did. Ah, sì? Era una situazione spaventosa That's a per lui. scary situation for her. Sean died. Ah, già, giusto, la I'm just fattoria going nel. to always think it was Stai his fault. tranquillo, man, ce la farà. Grazie, Mario. You're sure you're up for Ah, è this? vero, ce la puoi Lee, fare? I'm fine. I've got this. Sì? Give me your hand. Perché prima ti vedevo un po' dolorante. Se mi lasci cadere. Dio! Tu tra un po' non potrai più essere definito uomo, visto che ti castrerò. Come stai? Jesus, you Come okay? stai, Mario? I'm fine.
Stai tranquillo, dai, fa lo stesso. Infatti. Oh, che è successo? L'urlo di una donna! Oh no! Una principessa che sfugge a un roito cesso di una befana! Corri, signorina! Due roiti cessi! Somebody save me! Oddio! Non è un vagante! Sta urlando aiuto! Ok, ok, ti aiuto io! Cecchinalo! Dobbiamo aiutarla, è una donna, dai! È una gnocca! Piuttosto che la tua moglie, eroito, ti do questa, la tua mia... No, cacchio. Quindi tu dici di lasciarla lì a soffrire? Oddio. Dobbiamo spararle, non può continuare a soffrire così. Va bene, d'accordo. Chiedo scusa. Andiamo. Siamo perfidi, Mario, però siamo proprio perfidi. Accidenti. Che brutta situazione. D'accordo, dai. Signore, cosa abbiamo fatto? Dai Mario, andiamo. Dobbiamo prendere provviste, vero qua? Allora. Esatto. Ci penso io, Mario. Non c'è problema. Ok, forza, bello. Dobbiamo prendere tutto quello che possiamo. Piglia! E poi piglia questo. Omogenizzato. Anche questo altro omogenizzato. La barretta Kinder. Un altro omogenizzato. Spostiamoci. Vediamo cosa c'è qua. Delle pasticche. E basta. Ok. Pigliamo anche quello che c'è sta qui. Altro omogenizzato. Vai, 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 vai. Garza. Medica. 9 oggetti ho raccolto. Già. Dai, 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 dai. Tutto quello che possiamo trovare. Dai, 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 dai. Provviste, provviste. Provviste, arrivano gli zombie. Arrivano zombies. Arrivano zombie. Arrivano zombie. Arrivano zombie, prendi, piglia, 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 man, piglia, man, piglia, man, piglia, man. Yogurt, cereali Cheerios, piglia quello che vuoi. Dai, 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 dai. No! Qui ci siamo già stati, man. Oh, qui, 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 qui. Non c'è più niente, non c'è più niente. Ok. Abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere. Un ciccione. Un ciccione zombie. Ok. Comunque abbiamo preso una valanga, abbiamo fatto scorta per una stagione intera. Dai, 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 corri Mario. Oddio, cosa, cosa, attenzione. Si muove così, Superman. Oh, no, 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 no. Mario, aiutami. Spara Mario. Spara! Ah, il frigo! Il frigo! Il frigo, man! Spaccalo! Yay! Ok, man! Corri! 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 Corri, roiti! Pieno di roiti! È pieno di roiti, man! Oddio, cos'è Dead Space? No! No, picchialo! Yay! Mike Tyson! Ti è piaciuto questo aggancio destro? Beccati questo alla mame da lì! Beccatelo! Beccatelo! Ma spaccalo! Sì! Ok, Mario, un aiutino! Yeah. You like it, man? Yes, godi, cane. Perfetto. Via, 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 Mario. Cosa, cosa? Cosa stai a guardare, coglione? Vai via. Azione da cardio palma. Ok. Siamo scappati da Atlanta. Chi è che ha giocato a Robin Hood qua? Attenzione, stiamo tornando al motel. Perfetto. Con un sacco di provviste direi. Ecco Shaggy. Idolo. Dove hai lasciato Scooby-Doo, Bell? Clementina? Oh, non mi saluti? Cosa fa? Parla da sola col walkie-talkie. Parla da sola. Ecco, attenzione, corre.
Yay! Ah, sì? Ehi, adesso è walkie-talkie, quello che dicevi! Cosa me ne può fregare, secondo me? C'è gente che muore, abbiamo poco cibo, dobbiamo trasferirci, ci sono litigi, Mario è stressato, io pure, e il tuo problema sono gli adesivi di fiori sul walkie-talkie. Mamma mia, cresci un po'. Perfetto. Ok. Ha, vuol dire ha. Ok, abbiamo un po' di roba, direi. Un sacco di roba. Guarda un po'. Infatti. Esatto. Sì, ma... Ecco, l'inverno. Io andrei via con Mario col camper, effettivamente. Senti, tuo padre era un ciccione di merda, quindi... Dobbiamo fare il meglio per i ragazzi. Esatto. Esatto, sì, concordo con Mario. Eh? Cosa? Cosa? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group. Sì, ma insieme siamo più forti, cioè non dovete litigare. Esatto, poi sei sempre contro di noi, sei come tuo padre, tale quale tuo padre, stesso carattere di minchia. Sul ciccione che è morto, vuoi fare la sua stessa fine, Roito? Mamma mia, oh. Ecco, concordo con Mario. Sì, ma... appunto. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. No, non hai capito. Is a week of peace, una settimana di pace. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Sì, stai tranquilla. Abbiamo dovuto farlo, cioè. She gave us enough time to get everything we could out of the. Esatto. Just let her suffer like what? Like bait? Sarebbe morta lo stesso. God, what is happening? She was dead anyway. Appunto. Made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. Esatto. We all appreciate it, Ken. Sì, Roito, dai, nessuno ha chiesto la tua opinione, ecco. Cicciona. Look, ehi, gnocca, guardami me per caso. Ci vediamo dopo. Allora, appunto, aia. Ma questo lo dici tu? Eh? Rubato le provviste? Di cosa stai dicendo? Rubato? Ma che stai giocando? Che stai dicendo? Everybody get out! Get the fuck out! Mamma mia, oh. Che rompi palle di una donna, ma chi se la sposerà mai questa? Se passerà... Sì, quello sì. Ste donne. Effettivamente. Ma sarebbe complica. Non ti ho chiesto il tuo parere, vai via, non ti voglio vedere. Ti è brutta. Già, ciao gnocchino. Era ora che venissi un po' a parlarmi, mi mancavi, sai? Ah, sì? Ah! Ah! Ehi, cosa tocchi? Ma sapete che secondo me tra questi due... Ciacalacalacalacalacca! Sì! Vedete però, lui è pirla! Perché lei ci strastarebbe, secondo me! Allora, te prima di tutto, anziché fare gli sguardi dolci, voltarti, dirmi sei bravo, sei carino, sei bello, sei premuroso, sei un grande, ti voglio bene, invece di farmi questi sguardi qua, adesso ti vengo a seguire, invece di farmi questi sguardi qui ammaglianti, basta dirmi, guarda, ti porto a letto, se la passiamo un po', una bella trombatina tra amici, dai, glielo dirò tranquillo, e lui dovrebbe cogliere al balzo l'occasione, invece, sono due pirla tutti e due, dai, cioè, ah sì? Ti ho pensato anche io. Ti ho pensato anche io, assolutamente. Stai tranquillo. Our group is small. Sì. Ah, tu sei piccola proprio. Tenero, che carino! Tu sei piccola! Cosa? Ma che...
Sì, lo sapranno, ma non puoi virare il discorso così. E ti dico, tu sei una piccola, sei il mio piccolo tesoro. E tu mi fai, sei un assassino pregiudicato. Sì, d'accordo. Senti, non me ne frega niente, io voglio solo chiamarti, non so se lo hai capito. Ci stai o non ci stai? Probabilmente hai ragione, dai. Ovvio, certo. Già. Ah, ste donne. La nostra rovina. Allora c'è calacca lacca, dai, niente. Lo farò. Gamer? E adesso? Pagamento in natura? No? Wow, wow. Oh, oh, è un primo passo. Ti piacerebbe? Dai, trombate! Tipo trombarti? No! Ovvio che no, non c'è tra le opzioni. Dai, ovvio che si piacciono! Va bene, va bene. Ho già capito io. Madonna, ragazzi. Andiamo a parlare con Lily, va? Vediamo come l'ha presa. Comunque è ovvio che questi due prima o poi devono... Deve nascere qualcosa tra quei due lì. Non tra questi due, tra lui e la gnocca. Sorry. Vabbè, dai. You don't have to apologize. Coccolarti, ehi. Coccolarti, niente. Prima di tutto non mi piace. Secondo, devo già farmi con un'altra. Quindi non sono poi così buttaniere. Anche se i tempi sono questi. Però dai, stai calmo. Appunto. No, sì. Sei fuori? Cioè, l'accendi? L'accendiamo, sei sicura? Sì. Un traditore. Un traditore? For real. Ma chi è? Oh, what do you got? Già. Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Ma chi è questo traditore? Lily. It's off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. Ma te ne ho portato un po' io, ma. And it's fine. I keep my own. That one's getting messed. Allora, ascolta. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch. Addirittura, no? Facciamo una tragedia. Esatto. Vabbè. Esatto. Attenzione, cosa tira fuori? Una torcia. Cosa? Una torcia nella spazzatura? Effettivamente. Esatto. Darò un'occhiata in giro, dai. No problema, sorella. Cosa? Questa sarebbe una grave accusa. Cosa? Stavi origliando? Ah, nessuno ti ha mai insegnato. I tuoi genitori, la tua madre Roy, non ti ha mai insegnato che origliare non è da buona educazione. Esatto. La sua voce è fastidiosissima. Va bene, tu sei Robin. Ok, you're Robin. Dai, io sono Batman. Yeah, man! Whoa! I don't know. Go look around. Infatti. Let me know if you find anything. Vai, Robin! Sguinzaglia! Una minchia! Oh, un vetro! Oh. Dei vetri! Ah! Questa è una prova tangibile del passaggio di qualche traditore qui con la torcia. Molto bene! Ah! Una X sul muro! Ora è tutto chiaro. Veramente no. Dark. Un indizio? Una croce di gesso rosa è un indizio secondo te? Ci potrà condurre al colpevole? Un segnale? Un segnale? Davvero? Esatto. Di collaborare con lui. Cosa hai trovato? Wow, ora che abbiamo un gesso rosa scopriremo il colpevole. Che collegamento può esserci tra una torcia rotta e del gesso? Cosa fa? Cosa vuoi? Vuoi il 5 fratello? Batti 5 fratello! Yay! Quanto è fiero! Batman! Batman! Mamma mia, sei fiero. Ok. Che c'è sta qua?
Una minchia? Bello! Il gesso, man! Ai 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 ai, la trama si infittisce! Altro gesso rosa! Da questa prima sessione di gioco possiamo intuire che il nemico principale di questo episodio sarà il gesso rosa. Tan tan tan. Esatto. Ok, Duck. Fiero. Hi, Hitler. Va bene. Vai. Il nemico principale è il gesso rosa. E noi dovremo esplorare fuori. Chi è che ha giocato a Robin Hood? Ah, i banditi. Va bene. Comunque il gesso rosa è molto sospetto. La gratta. Attenzione. Oh, cos'è? Un sacchetto del McDonald's. Che c'è sta lì dentro? Piglialo. Beh, Dio mio. Se non sembra. Se non è un sacchetto quello. Aprilo. Son of a bitch. E così abbiamo trovato i medicinali nascosti. E invece esatto. Holy fuck. Già. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night. Madonna, quanto sei macabra. You die. What is the difference? Stai calma. Clementine gets sick and we don't have what we need. Ehi, ehi. Ehi. What the hell? Cosa c'è? You don't fucking steal from us. Cosa? Who the fuck is that? Eh? Got our people out there. Oh mio Dio! Banditi! Gnocca! La gnocca, no! They're gonna start kicking the doors any second. What the hell are you? Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Accidenti. No, 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 non mi gusta, non mi gusta. Shit, man. Enough of this bullshit. Sì, si siete dimenticati di tradurre un pezzo, ma fa lo stesso. Ciao. Zorro, vai calmo, Ascoltate, Robin Hood e Zorro, lì. Perché stai facendo questo? Why are you doing this? Esatto. Just leave us the fuck alone. Esatto. Because we got us. Ma no, non è vero. Sentite, cosa ci vuole per raggiungere un accordo? Sì, va bene. Cosa? Va bene. Yeah, man. Tranquillo, Zorro. Boom, headshot, bitch. Ai, dai, trick shot agli altri. Mamma. Oddio santo. Seccalo. Yay, man. Ci hai provato a scappare, ti ho sparato in culo. Oh mio Dio, guerra. Ragazzi. Oh, Shaggy. Oddio, Shaggy. No. Mario. Oh mio Dio. Vi prego, fatemi sparare. È fantastico. Mio Dio, finalmente un po' d'azione. Ok. Vieni a farti. Fatti sotto. Yeah, boom, headshot, bitch. Guarda questo. Guarda sto stronzo. Bam. Forza, Shaggy. Gnocchino. Dai. Non c'è problema, amico. Entra, fratello. Con la sorella. Clementina. Oh no, i bambini. Resistite, ragazzi. Porca troia. Oh yes, man. Yes. Ok. Vieni fuori, stronzo. Bam. Cosa fa? Vieni fuori, stronzo. Vieni fuori. Guardalo. Bam. Madonna, va là. Forza. Vieni, Clementina, vieni. Nel camper. Dai. Oh mio Dio, no. No. Grassa di stronzo. Non mi dire che l'ha morsa. Dimmi che non l'ha morsa. Ti ha morso? Sembra di no. Dai! No, si fotta! Cosa fa? Gnocchino! Bam! Ok. Bam! Oh mio Dio! Oddio! Bam!
Ok. Non farmi sprecare colpi. Mario, accendi sto camper. Lily! Last chance, get down here! Lily! Cosa sta facendo? Lily! Dai! Mario, aspetta! Va là. Investiti! Così, Mario. Mario è un idolo. Mario è un idolo. Mario. Ragazzi, direi che è stata una grandissima. Un grandissimo primo episodio. Prima parte del terzo episodio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video perché la trama è davvero tutto. Vi lascio con un po' di. No, anzi, suspense, no. Semplicemente suspense per quello che accadrà. Ragazzi, a quanto pare ora siamo in viaggio con Mario. Fidiamoci di lui. Ci vediamo al prossimo episodio. Dai, che è tutto. Alla prossima. Ciao, ragazzi.